colpisco i tuoi detrattori, mi colpiscono i tuoi amici, io parlo con delle persone che ti vogliono bene, tante, ne conosco svariate. E il problema è dire, ma se facciamo tutti come Ale, così ti chiamano, e poi non facciamo niente. Cioè, ci sarebbero le grandi battaglie che hanno fatto i 5 Stelle, che tu apprezzi, tu l'hai detto tante volte, perché il reddito di cittadinanza è una battaglia sacrosanta, legge anticorruzione, ma secondo te l'avrebbero fatta se non andavano al governo col PD, con Salvini, con Renzi? Perché tu a un certo punto nel libro dici una cosa interessantissima, tu dici, io a un certo punto i compromessi l'avrei fatto, avrei fatto il compromesso di pigliarmi i responsabili, non storcevo il naso davanti a Rotondi, accesa, ma Renzi no. Però Renzi no, io ti ricordo che il Conte B senza Renzi non l'avreste fatto. Allora, anche qui, io non penso che la parola compromesso sia per forza, magari prima ero più rigido quando ero più giovane, che la parola compromesso sia per forza sbagliata. Compromesso a ribasso sì, io non ho lasciato il Movimento 5 Stelle quando il Movimento 5 Stelle ha portato avanti un governo con la Lega o con il Partito Democratico, pur avendo una serie di perplessità. Ho lasciato il Movimento 5 Stelle quando ha deciso di sostenere un governo di tutti, tornando al governo, tra l'altro, con due forze politiche, Lega e appunto Italia Viva, che erano state responsabili della caduta dei due governi precedenti. Non solo, insieme a un partito come Forza Italia, che per quanto mi riguarda forse è il partito che maggiormente ho avversato. Io sono stato sotto casa di Berlusconi a leggere stralci della sentenza dell'Utri, assumendone molte responsabilità, che poi ho pagato con la campagna mediatica dei giornali di Berlusconi, mi hanno fatto 2 anni dopo, quando mi trovavo all'estero avevo anche meno possibilità di difendermi rispetto a oggi, che mi difendo molto meglio. E come potevo oggi, come potevo avallare non soltanto un governo dell'assembramento, ma con queste forze politiche e con un presidente del Consiglio con un grande curriculum, ma al quale io imputo una serie di errori politici che stiamo ancora pagando? Scusa, un'altra domanda però, perché questo libro, leggendolo poi, per carità, c'è tanto contro Draghi, onestamente. Però mi pare che tu parli anche molto della Meloni, perché una delle cose che ti fa arrabbiare è che l'opposizione in questo momento sia tutta in mano alla Meloni, che secondo te non la merita, tra virgolette. No. Ma stai pensando, per esempio, di fare un'altra opposizione alternativa alla Meloni? Ci stai ragionando? Ci sono un sacco di tuoi compagni che non vedono l'ora, no? Io penso a Nicola Morra, penso a Barbara Lezzi. Cioè, esiste un pezzo di movimento duro e puro ortodosso che non aspetta altro che Alessandro Di Battista faccia un passo in avanti. Ma io recentemente ho preso delle posizioni molto nette anche rispetto alla questione palestinese. Io sostengo la necessità di riconoscere lo Stato di Palestina. E mi hanno scritto veramente, Mirta, migliaia di persone ringraziandomi del fatto che comunque ho avuto per loro il coraggio di esprimermi in maniera netta in un momento in cui si ha poco coraggio di prendere posizioni nette appunto dal punto di vista politico. Penso che questo sia ugualmente importante per chi appunto fa attivismo politico. Io ho fatto parte di un movimento che ha combattuto la politica professionista. Io sono entrato nel movimento dicendo voglio fare politica a livello istituzionale per un tempo limitato della mia vita e poi voglio tornare alla mia vita. Sto soltanto facendo quello che ho sempre detto che avrei fatto. Quindi è rimasto lo spazio solo contro, uno spazio per governare questo paese. Ma non c'entra nulla, non c'entra nulla il contro. Non è che l'opposizione non abbia un ruolo. Anzi, una democrazia è sana in virtù dell'esistenza di un'opposizione. Io cosa contesto alla Meloni, posto che le riconosco... per governare, Alessandro. Posto che cosa c'entra? Io quando mi sono candidato e ho fatto campagna elettorale nel 2018, l'ho fatto per arrivare al governo con il Movimento 5 Stelle. In questo momento non sono candidato. Sono in ritardo col break. Non è che sono a livello... Sono una persona che fa parte delle istituzioni, che deve prendersi la responsabilità oggi di governare. Quindi vedremo stai in futuro. Fuori per questo. Pubblicità, torniamo subito con Alessandro Di Battista.